spazio e il posto, la seggiola e l'amplificazione a Giuseppe Cubeddu, organettista di lunga esperienza. Tra le tante cose, lui ha seguito e segue tanti gruppi, insomma, nella sua carriera, ma una delle cose belle è che ha coinvolto il figlio, ha trasferito anche, insomma, alla successiva generazione questa sua conoscenza musicale. Abbiamo, insomma, anche un altro Cubeddu che suona, insomma, a Ossi per i gruppi del centro nord Sardegna. E andiamo, vi ho detto, Logudoro, l'area del Coros, Itri, altro luogo, insomma, di grande riferimento, intanto per la bellezza e ricchezza del loro vestiario, per le tante tipologie che questa città del Logudoro ha conservato gelosamente. È un luogo conservativo il profilo etnografico, ma hanno conservato molto bene e le trasferiscono le danze popolari. Quindi io vorrei avere intanto il gruppo intitolato a San Pietro, qui bello al centro dello spazio del nostro sagrato, così possiamo ammirare ed applaudire. Poi chiederò a Giovanni, insomma, alla fine un saluto, ma mi fa piacere, insomma, vedere insieme a voi il ballo che rappresenta proprio tutto il Logudoro, San Logudoresa, dove si forma, insomma, questo grande cerchio che a volte si allarga o si restringe a seconda della quantità dei partecipanti, dei luoghi dove si sviluppa, e c'è questa bella cosa che segna il tremolio ritmico del ballo proprio con il movimento degli avambracci. Insomma, è veramente una caratteristica molto molto piacevole, ricca di tanti spunti sotto il profilo etnocoreologico. Quindi noi vedremo insieme il ballo del San Logudoresa, accompagnato, insomma, da, come vi ho detto, da Giuseppe Cubeddu, ma gli uomini e le donne che lo interpretano sono quelle ragazze e le ragazze del gruppo San Pietro di Itri. Quello